Quando Suor Monica Vazzani alcune settimane fa ha fatto la sua professione perpetua, nella cattedrale di Savona c'erano tantissime persone e c'era soprattutto molta gioia. Un sì perpetuo nato nell'abbraccio della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve, fondata nel 1843 dal canonico savonese Giovanni Battista Becchi. A questa intuizione di partire dai piccoli per ricominciare, ricostruire una società. In quegli anni Savona e le zone al confine con la Francia risentivano delle incursioni napoleoniche fra miseria e una povertà sociale crescente. Il carisma di questa congregazione di vita attiva è nato come sostegno al popolo nella povertà economica e lavorativa, nella povertà di cibo e nella povertà educativa e anche nella povertà spirituale. E via questa intuizione, dare delle madri a 360 gradi, se lei pensa, la mamma non provvede soltanto a darci da mangiare, ad accudirci, ma ci educa. Le sfide di allora non sembrano molto lontane da quelle dell'oggi. Una comunità religiosa è un corpo che nasce, cresce, si sviluppa, poi può anche essere destinato anche a morire. Se ha la possibilità ancora di rispondere, vuol dire che il Signore si serve, ha bisogno di lei. Se la consacrata ha, diciamo così, il compito di testimoniare il regno di Dio già qui in terra, già il fatto di esserci è una risposta. Il sì di Suor Monica è stato accompagnato dalla gioia di tutta la comunità diocesana savonese. La mia vocazione è una vocazione tardiva. Ho capito ad un certo punto della mia vita, ho capito che il mio cammino di vita era dentro la comunità religiosa e da qui di conseguenza questa gioia non può fare paura il sì per sempre, perché tu sai che lì dentro sei sicuro di arrivare a dove vuoi arrivare.